11 giorni di baracconi a Faenza, in piazzale Pancrazi. Dal 14 giugno torna infatti il Luna Park, portando anche quest'anno giostre nuove e alcune novità. Confermate invece le serate a tema dedicate ai più piccoli, ai dolci o alle donne. Non ci sarà la musica, in accordo con le forze dell'ordine, e l'orario di chiusura sarà fissato alle 23 e ci stiamo fatte per alcune serate a tema, come la festa del bambino, quando le giostre si fermeranno a mezzanotte. C'è una giostra nuova, una giostra che da molti anni non veniva in piazzale Pancrazi. Inizialmente si chiamava Matterhorn, ma adesso ha un nome particolare, Switzerland, non so se lo dico bene o male, però è una giostra nuovissima che sicuramente farà piacere a tutti i bimbi, anche a tutti i più grandi, non solo i bimbi. Perciò una cosa nuovissima. Veniamo innanzitutto comunque a quelle che sono le date del Luna Park. Dal 14 al 24 di giugno presso Piazzale Pancrazi, sempre lì, è stata una cosa che ci ha sempre fatto tanto tanto piacere rimanere lì in Piazzale Pancrazi, la gente è contenta, i faentini sono contenti, perciò è importantissimo che rimanga lì il Luna Park di Faenza, dopo quell'accordo fatto con l'amministrazione comunale assieme agli operatori del Luna Park. Una cosa importante per quanto riguarda sia l'anno scorso che quest'anno, gli operatori del Luna Park sono consapevoli che le scuole di Faenza non è che vivono in buone acque a livello economico. Dato che le scuole ci danno una grossa mano perché ci distribuiscono i biglietti, che anche quest'anno con la festa del bambino, che sarà il 14, il 20 e il 23 di giugno, anche quest'anno appunto i bambini delle scuole andranno gratis, loro ci danno una grossa mano, anche quest'anno noi daremo un contributo a delle scuole faentine, le abbiamo date l'anno scorso, quest'anno saranno dati questo contributo, sarà dato alla scuola Europa e alla scuola Covalanzoni, perciò sarà una cosa molto, molto bella che appunto contribuiamo anche noi a quelli che sono, diciamo così, i problemi che hanno i plessi scolastici di Faenza. Poi un'altra cosa importante per quanto riguarda il Luna Park, quest'anno abbiamo rottamato, come si suol dire, la solita locandina del Luna Park, anche perché ci piace molto lo stemma del Luna Park di Faenza, l'abbiamo allargato, è molto bello, dopo vi daremo prova appunto di questa nuova locandina e vedrete che anche quelli che la vedranno saranno molto contenti di questa nuova cosa. Le ditte che hanno partecipato sono tantissime di nuovo e siamo contenti perché nell'arco del periodo di tempo non cambiano mai, rimangono sempre quelle, anzi se ne aggiungono delle nuove. Festa del bambino, ma come si vede dal volantino ci sono confermate come sempre le varie serate a tema. Assolutamente, la serata con il buffet dei dolci, la giambella col vino, i bomboloni pasticceria in omaggio, la frutta, il gelato dell'Innus Ice, il fantastico gelato dell'Innus Ice, poi i cocomeri, la frutta in omaggio, le rose alla fine a tutte le donne. Mi dispiace di nuovo, e lo dico, che non sarà concomitante né con la bigorda né col palio, però dicono che si tratta di cose di sicurezza. Ovviamente non dico altro perché in questo momento a livello di sicurezza se ne vuole tanto. Abbiamo visto a Torino cosa è successo, perciò mi compiaccio soprattutto che il Luna Park ci sia e che la gente venga. Questa è una cosa che verrà un domani magari, Luna Park e palio sarebbe stato bellissimo vederli insieme. Chissà se un giorno succederà, vedremo. Federico Lega, per Faenza Web TV.